Ciao, molti miei colleghi disegnatori utilizzano o utilizzavano SketchUp, che una volta era di Google, adesso è di Trimble, come programma 3D. Perché? Perché ha una vasta libreria di oggetti già pronti. La libreria è comunque visitabile in questo sito, 3dwarehouse.sketchup.com. Vediamo come utilizzare questi modelli pronti anche senza avere SketchUp e utilizzando invece Blender per poterli vedere ed inquadrare. La prima cosa ovviamente è trovare il modello che ci serve. Si fa una ricerca qui sopra, adesso provo con Cargo Ship per cercare una nave. Notate che di solito vi porta in questa categoria prodotti, ma la ricerca classica, quella di una volta, diciamo, è quella sotto modelli. Qui trovate i modelli inviati dalle persone. Quindi, per esempio, nel caso di una nave porta container, per esempio, potrebbe essere questa, quella che mi interessa. La posso guardare e posso premere il tasto download per scaricarla, però devo essere iscritto al servizio. Facendo sign in possiamo utilizzare i nostri dati, che comunque dovreste averli se avete mai utilizzato la warehouse di SketchUp. Inserite i vostri dati e loggatevi. Una volta loggati all'interno del servizio, possiamo scaricare effettivamente il modello. Allora, potete vedere che non sono più disponibili le versioni più vecchie dei modelli 2021, 2020, 2019. Alcuni vecchi modelli inviati prima potrebbero avere anche delle versioni più vecchie. Ma è molto improbabile, ormai è abbastanza tipico trovarli solo nelle versioni più recenti. Però questo non è un problema. Scaricatelo nella versione più vecchia che trovate per sicurezza, diciamo, nel senso che comunque non cambia nulla utilizzando una versione più nuova se questo modello è stato costruito nella versione vecchia. Quindi scaricate per esempio in questo caso la versione SketchUp 2019. Il file è stato scaricato ed è qui nella versione 2019. Se non avete Blender, andate a scaricare Blender sul sito blender.org, l'attuale versione 2.93.4. Premete il tasto download, scaricate e dopo installerete il programma secondo la procedura. Quando il file sarà arrivato, fate pure l'installazione di Blender. In questo caso io l'ho già installato e quindi proseguiamo. Al primo avvio potrebbe farvi delle domande che in questa finestra non vedete, potete lasciare le opzioni di default e questa è la finestra di avvio di Blender. Possiamo ignorarla e entrare all'interno del programma. Io ho fatto un piccolo corso per chi non conosce Blender, che è disponibile nella mia pagina Gumroad. Su questa pagina trovate tutti i miei videocorsi e in particolare questo che si chiama Basi di Blender per disegnatori insegna a utilizzare Blender da zero ed è rivolto proprio a chi magari ha un po' di mano con il disegno 2D ma non ha mai utilizzato un programma 3D. Fa riferimento a Blender versione 2.8, però la 2.9 e queste appunto successive sono ancora paragonabili, quindi le funzioni sono le stesse, si trovano negli stessi posti, c'è qualcosa di nuovo, però le basi sono le stesse, quindi anche se questo è per la 2.80 funziona benissimo anche per la 2.90. Ora appunto Blender ha un sistema di add-on. Nel menu Edit Preferences possiamo cambiare molte impostazioni, in particolare sotto Add-ons, questi sono dei componenti aggiuntivi che possiamo mettere dentro Blender. Vedete, quelli spuntati sono componenti aggiuntivi che sono installati, quelli senza spunta ancora non lo sono. Ma oltre a quelli di questa lista, che sono forniti direttamente con Blender, è possibile installarne di nuovi scaricati da internet con questo tasto Install. Nel nostro caso andremo a cercare un add-on che ci serva ad aprire i file di SketchUp. L'add-on per Blender per poter aprire i file di SketchUp si trova qui. Può essere un po' scomodo da trovare. In pratica, una persona, questa Martin Berger, aveva cominciato a fare questo add-on, poi ha smesso ad un certo punto, da quello che ho capito, e adesso l'add-on è portato avanti da quest'altra persona. E come vedete, è un importer versione 0.23 per Blender 2.93. Allora, o ci arrivate da questo indirizzo, oppure provate una ricerca su un motore di ricerca con SketchUp Importer Blender 0.23
in maniera che almeno vi porti a questa versione, perché ce n'è diversi, appunto. Notate questo primo risultato, che in realtà non è il risultato della pagina che cerchiamo, ma qui in questo articolo c'è un link here che vi porta esattamente a questa pagina, che è quella dal quale lo scaricate. Per scaricarlo bisogna premere su questo file e funziona solo per Windows. Premete su questo file e scaricate l'addon. Quando l'avrete scaricato, trovate un file zip all'interno della cartella dove avete i download. Notate che ho ancora anche la nave scaricata. Questo qui è l'addon, dobbiamo inserirlo dentro a Blender. Quindi, come detto, Edit Preferences. Qui nell'elenco degli add-on c'è il tasto Install, lo premete e qui vi appaiono le cartelle nelle quali cercare. Io l'ho scaricato nella cartella Downloads, eccolo qui, il file zip, lo devo lasciare come sta, lo seleziono qui e premo Install Add-on. Quando viene installato, qui la casella di ricerca viene già riempita e quindi per quello la lista si filtra e qui vedo subito l'add-on. Devo solo premere il tasto di spunta. Volendo, se premete sul triangolino appaiono delle opzioni, ma lasciamole pure perdere. Adesso l'addon è attivo e se premo questa X torno a vedere l'intero elenco. Questa è una casella di ricerca, potete scrivere SKE ed eccolo lì che salta fuori. Chiudo. Qui in Blender adesso ho una voce nuova nel menu File, Import. Oltre a tutte quelle che c'erano già, c'è l'ultima, Import SketchUp Scene, SKP. Seleziono. E mi si apre il solito selettore cartelle e devo andare a cercare il file di SketchUp. Nella cartella Downloads, eccolo qui, è già filtrato per file di questo tipo. Qui ci sono delle opzioni, in questo momento lasciamole pure come stanno, facciamo Import SKP e adesso la scena è stata importata. Ve ne accorgete perché qui vedete una marea di oggetti nuovi che prima non c'erano. C'è ancora questo cubo che potete selezionare e premete Canc sulla tastiera, qua c'è una luce, Canc, questa è la telecamera, possiamo lasciarla. Dov'è? Probabilmente è troppo grande o troppo piccola. La cosa più semplice è selezionare qui uno degli oggetti, poi spostare di nuovo il mouse sulla scena e premere punto, quello del tastierino numerico, e in questo modo viene zoomato sull'oggetto. Provo il secondo oggetto, punto, vedete, mi porta qui. Comunque ho capito che questi due. Adesso posso zoomare indietro, potete farlo utilizzando questo tasto, trascinate verso il basso. Comunque vi consiglio di imparare a utilizzare Blender perché appunto poi dovete poterlo utilizzare per fare qualcosa. Comunque vedete l'origine della scena era laggiù, c'è ancora la mia telecamera qua giù piccola piccola e in realtà la nave si trova qui. Niente di grave, insomma, se sapete utilizzare Blender potete risolvere la cosa. Comunque, ecco, ci sono tutti i pezzi della nave, tutti diversi, ognuno ha il suo nome, il pezzo principale è questo. Ovviamente queste cose dipendono da chi ha creato l'oggetto. Comunque, questo è un metodo molto facile col quale portare all'interno di Blender un file di SketchUp senza particolari conversioni, arriva esattamente com'è, se mi sposto in Material Preview. Dovrei vederne anche i materiali. Ecco qui, infatti, questi sono i materiali con illuminazione neutra, insomma, non è un oggetto particolarmente testurizzato, quindi i materiali sono colori, diciamo. E qua probabilmente manca una trasparenza. Tutte queste cose, se non sapete utilizzare Blender, avrete dei problemi, insomma. Comunque con il motore di rendering EV, il materiale in fondo ha un'opzione, qua posso scegliere Alpha Clip. Allora si vede che non erano queste qui. Bisogna capire qual è il materiale di queste griglie. Evidentemente non era questo Fencing Diamond. Ah, eccola qua, Deck Rail, probabilmente è questa. Scorro giù, Blend Mode, Alpha Clip. Ecco, ho ottenuto la trasparenza. Insomma, questi sono dettagli che riuscirete ovviamente a padroneggiare nel momento in cui avete una certa conoscenza di Blender. Io avevo già fatto un video su come importare in Blender degli oggetti di SketchUp, ma questo add-on rende la cosa decisamente più facile. Sono ancora tanti pezzi separati, si può sempre selezionarli tutti e uno principale, premere Ctrl J e creare un unico oggetto e magari gli cambio nome.
E adesso è diventata questa e posso anche spostarla nella collection principale. In questo modo adesso questa collection che conteneva i dati di SketchUp posso anche buttarla via del tutto e avere questo oggetto all'interno della mia scena. Non è nell'origine, la sposto nell'origine più o meno. E quando è lì nell'origine posso fare Ctrl A per applica e faccio All Transforms ed ecco che adesso ha l'origine e anche la scala perfettamente compatibile con la mia scena. Questo velocemente è il metodo per portare dentro dei file di SketchUp. Se per sbaglio non vi funziona più ovviamente la vecchia versione di SketchUp con i nuovi file 2019, vi consiglio di passare a Blender e almeno potete aprirli, inquadrarli e fare quello che volete, insomma. Un'altra piccola dritta veloce per i colleghi disegnatori che amano avere le linee nere attorno agli oggetti. In Blender c'è una nuova funzione che spiegherò magari in un video dedicato, però funziona grazie alla telecamera, quindi bisogna prima di tutto inquadrare la scena attraverso la telecamera. Il modo più facile è selezionare l'inquadratura che si desidera e premere Ctrl-Alt 0 del tastierino numerico e la telecamera della scena, che c'è già e io non l'avevo cancellata, viene portata qui. N sulla tastiera, premo Lock Camera to View e in questo modo, se mi muovo adesso usando la telecamera, posso inquadrare attraverso la telecamera. Ora posso fare aggiungi con maiuscolo A e ho una voce nuova sotto Grease Pencil che si chiama Scene Line Art. Se la premo, quello che ottengo è un oggetto nuovo, ma in pratica cos'è? È un oggetto che mi traccia le linee di tutto quello che è disegnato sulla scena. Le traccia a partire dalla telecamera, per quello serve la telecamera. Se adesso cambio inquadratura della telecamera, vi accorgerete che Blender è molto più lento perché ricalcola continuamente le righe. Se sapete utilizzare Grease Pencil, queste sono linee di Grease Pencil, per cui possono essere modificate con tutte le sue caratteristiche. Se esco dalla telecamera premendo 0 dal tastierino numerico, mi accorgo che queste linee effettivamente funzionano solo se viste dalla telecamera. Se mi metto da un'altra angolazione, rimangono quelle valide per quell'inquadratura della telecamera. Quindi attenzione, è una funzione che non disegna le linee costantemente, ma le disegna solo quando la telecamera si sposta, quindi devo essere dentro la telecamera. Con questo Lock Camera to View posso cambiare inquadratura ed è il motivo per il quale appunto il movimento della telecamera adesso è molto più lento. Però in questo modo ho le linee e tra l'altro notate che di default sono più grosse per gli oggetti vicino a noi e più sottile per quelli lontani. E spesso questo è utile ai disegnatori, magari anche in questa modalità di visualizzazione posso andare anche a decidere un colore piatto e magari anche delle ombre le posso aumentare di scuro e chiaro e qui posso decidere da che parte viene la luce e quindi questo un pochino può rendere la cosa simile a quel che si faceva in SketchUp. Qui tra l'altro con Flat posso anche scegliere Single e scegliere un colore diverso e far diventare tutto di un unico colore, per esempio bianco, solo che sono diventate anche le linee bianche in questo modo. Object dà un colore diverso a ogni oggetto, ecco, forse probabilmente in questo caso che abbiamo un oggetto solo è una buona scelta per avere un unico colore. E poi appunto questo tastino ci permette molto facilmente di mettere un'ombra veloce con un unico sole se non vogliamo fare le cose per bene, insomma, con delle luci di scena e delle cose del genere. Può essere un metodo facile col quale avere uno stile disegnato. Sicuramente farò un video in cui parlo più approfonditamente di questo nuovo strumento Line Art che è comodissimo per chi vuole trasformare un oggetto 3D in un disegno. Per ora volevo solo mostrarvi come riuscire a risolvere il problema dei file nuovi di SketchUp che non è più possibile aprire nelle versioni più vecchie di SketchUp. Grazie e alla prossima!